sono circa 3.200-3.300 tonnellate al mese per un totale di 35.000 tonnellate all'anno. Nello stabilimento di Cordon 172 persone, nello stabilimento della Valsugana, di Scurelle precisamente, 43. E poi abbiamo la sede nostra centrale di Milano, dove abbiamo la parte amministrativa, la parte commerciale e il nostro grande boss. Oltre alle carte grafiche, le carte per packaging, la cartiera di Cordon ha sempre sviluppato una piccola parte, che è comunque importante, di carte tecniche, che vanno dalle carte per impregnazione, parliamo le piastrine per l'insetticida per uccidere le zanzare, parliamo dei filtri per il vino. I filtri per l'olio, parliamo della carta release, la carta che si utilizza per fare le finte pelli. E, appunto, le carte tecniche non sono il nostro core business, però è una fetta importante che ci teniamo anche a sviluppare sempre di più perché fa parte, diciamo, della nostra della nostra mentalità. Sì, l'abbiamo fatto dall'inizio della nostra. Diciamo della nostra avventura, chiamiamola, e effettivamente molti stilisti, molti altri, diciamo, molte persone, diciamo, che volevano dare un'impronta particolare al loro marchio, al loro packaging, allora hanno cercato in noi un partner ideale per poter sviluppare queste tipologie, queste carte, nuove tipi di carte. Sì, sia in ambito, diciamo, di aspetto superficiali, sia in ambito del colore, del tatto, della rigidità, diciamo nell'ambito di quello che si aspettava sostanzialmente il nostro cliente.